Rimaniamo in tema con i nuovi dati sulla diffusione del Covid-19 in Abruzzo. Per i dettagli abbiamo in collegamento Fabio Lussoso, che si trova a Pescara, dove proprio oggi è iniziata la campagna vaccinale anti-Covid che è dedicata agli ultra ottantenni. Buonasera Fabio. Sì Paolo, buonasera, prendiamo la linea qui dalla Pallabeci di Pescara, alla Marina di Pescara, dove da questa mattina è iniziata la campagna di vaccinazione per gli ultra ottantenni. Siamo in compagnia del dottor Rossano Di Luzio, responsabile dell'unità operativa cure territoriali. Dunque, dottor Di Luzio, è iniziata questa lotta al Covid attraverso la vaccinazione. Sì, finalmente siamo riusciti a partire anche a Pescara, questa è la prima giornata, adesso si continuerà tutti i giorni, compreso i giorni festivi, fino alla fine, ecco, non abbiamo un termine purtroppo. Stiamo andando abbastanza bene, oggi abbiamo fatto qui dei numeri non molto alti, ma in tutta la ASL oggi abbiamo vaccinato circa 650-700 persone e questi numeri tenderanno a raddoppiare con le dosi di richiamo. Dottor Di Luzio, da domani invece partirà questo vaccino day riservato alle scuole e alle università. Sì, domani abbiamo oltre all'incirca 900 persone suddivise in metà personale dell'università, docente e non docente, e la stessa cosa personale scolastico, docente e non docente. Quindi avremo circa 450 persone dell'università e 450 persone della scuola. Anche qui domani è il primo giorno e ci saranno giorni successivi. Le modalità e i giorni saranno comunicati mediante i mezzi di stampa e dal comune, che ci sta dando una grossa mano specialmente nel contatto telefonico, quindi tutte le persone riceveranno una telefonata dal centro operativo comunale del comune di Pescara e saranno invitati a presentarsi a una certa data, a una certa ora qui al Pallabeci. Una cosa che voglio approfittare, mi raccomando, di essere puntuali, cioè di non venire, non anticipare l'orario, perché altrimenti creiamo confusione. I vaccini ci sono per tutti, nessuno verrà deluso dall'aspettativa. Dottore, è importante che la Regione Abruzzo abbia a disposizione le dosi anche per garantire poi il richiamo fondamentale per la lotta al Covid. Sì. Noi le mettiamo da parte, ogni volta che arriva un quantitativo lo suddividiamo in parti uguali per avere proprio la certezza della possibilità di effettuare il richiamo. Bene, noi ringraziamo il dottor Di Luzio per la disponibilità e soprattutto buon lavoro, visto che ce n'è davvero molto. E per concludere ricordiamo che rispetto a ieri sul fronte dei contagi si sono registrati quest'oggi 494 nuovi casi di età compresa tra i 3 mesi e i 100 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi. Dal Pallabeci è tutto, ringraziamo il dottor Di Luzio, la linea può tornare allo studio ringraziando Diego Martelli per questo collegamento qui dal Marina di Pescara.